La rassegna Vesebus de Gustibus fa tappa ad Ercolano, poi ci saranno tante altre tappe nei comuni vesuviani, questo significa anche rilanciare le bellezze dei nostri territori. Necessariamente, è una scommessa del sindaco De Magistris e in più c'è, come dire, l'impegno costante di Michele Maddaloni, che ha trovato anche una struttura che ha scommesso su questa bella iniziativa che coinvolge i licei, coinvolge le scuole e dà l'opportunità a tanti cittadini di scoprire quelle che sono le risorse del nostro territorio. Il 21 poi ci sarà la festa della musica alla Regia di Portici, anche quella è una scommessa. Stiamo cercando di riprendere quel sito per destinarlo ad un museo. Noi abbiamo circa 700 opere della scuola di Resina, la scuola di Posillipo, quindi immaginiamo di collocare qui a Portici la scuola di Resina, al Santa Maria la Nuova invece la scuola di Posillipo, proprio per fare in modo che tutte queste opere siano, come dire, una scoperta, se vogliamo, per i cittadini della città metropolitana. È una mostra dedicata al Vesuvio, alla sua rinascita, ma anche alle tante bellezze e tesori che offre. Sì, è una mostra dedicata al Vesuvio, alle sue stagioni, al Vesuvio come era prima e come potrà ritornare nuovamente con l'aiuto di tutti. Per far conoscere meglio il territorio e soprattutto i colori di questo posto meraviglioso che dall'alba al tramonto regala tante emozioni. C'è qualche fotografia più interessante che risalta rispetto alle altre? No, sono tutte un po' interessate. Diciamo quelle della nevicata sono forse le più suggestive perché non siamo abituati a vedere il Vesuvio bianco, però negli ultimi 2 anni abbiamo avuto delle nevicate molto significative che ci hanno regalato veramente emozioni a livello fotografico importante. Sarà una mostra itinerante? No, al momento no, fino al giorno 30 è qui e poi dopo si deciderà. Vesuvius de Gustibus fa tappa ad Ercolano per 2 giorni, tra Mav e Scavi Aperti. È un'occasione straordinaria e per questo ringrazio la città metropolitana che ha scelto Ercolano per questa iniziativa. Aprire alla città e ai turisti il MAV, gli scavi durante la notte e le bellezze della nostra città è un'occasione straordinaria perché noi vogliamo che questa città intorno al turismo riesca a creare un indotto sociale, prima ancora che economico, un indotto culturale e vedere tanti ercolanesi ma anche tanti turisti che passeggiano nella città antica di notte pieni di entusiasmo mi rende felice e mi dà ancora più energie perché io credo che intorno al turismo, intorno alla cultura, intorno a questi grandi attrattori, nel mezzogiorno e quindi anche ad Ercolano, noi dobbiamo costruire il futuro dei nostri figli.